Anticipazioni Beautiful. Imboscata a Bill Spencer. Katie Logan, nelle puntate che ci emozioneranno nel mese di maggio 2020, avrà un unico obiettivo: scoprire se il suo ex marito è davvero cambiato. E per farlo si servirà di una donna molto affascinante, un ex del magnate. Non stiamo parlando di Steffi Forrester né di Brooke Logan, bensì della madre di Flo Fulton, Shauna, che in passato ha avuto una love story breve e fugace con Storm Logan, relazione da cui è nata poi la bionda Flo. Ci aspettano appuntamenti davvero scoppiettanti! Katie ha un piano per smascherare Bill. Come già vi avevamo anticipato, Bill chiederà a Katie di sposarlo, ma lei inizialmente non ne vorrà sapere di riunirsi con un uomo che l'ha sempre tradita e gli dirà di no, salvo poi pentirsene dopo un confronto acceso con Donna e Brooke. La Logan dunque si recherà al Bikini Bar per farsi perdonare dal suo amato, ma il suo piano non andrà in porto in quanto lo vedrà flirtare con Shauna Fulton, che per giunta è stata una sua ex. La mamma di Will, dopo lo shock iniziale, non si perderà d'animo e deciderà di rivolgersi proprio alla new entry per valutare se potersi fidare nuovamente dell'ex consorte oppure meno. Heather Tom, l'interprete della nostra amata Katie, in una recente intervista ha spiegato che tra Shauna e Bill c'è stato un flirt molto intenso e passionale in passato, cosa che però è rimasta solo nei ricordi della Fulton e non del magnate. Katie dunque chiederà a Shauna un piccolo favore, considerando che tramite Flo la donna sta poco a poco entrando nella grande famiglia Forrester e in quella della Spencer, dal momento la complice di Reese si vedrà nelle puntate di marzo 2020, inizierà una relazione con Wyatt. Brooke, quando scoprirà il piano della sorella, non sarà per niente felice, in quanto avrà paura che se il magnate dovesse scoprire lo stratagemma potrebbe arrabbiarsi. E a pagarne il prezzo più caro sarà inevitabilmente Katie e non Shauna, che potrebbe, di contro, acquisire sempre più punti. La Tom, però, ha specificato che Katie questa volta vorrà scoprire se Bill è stato davvero sincero oppure meno. C'è in ballo non solo il suo cuore, ma anche quello di Will. E la Logan non vuole più soffrire. Comunque sia, Shauna accetterà di essere sua complice e si presterà ad una sorta di imboscata a casa dello Spencer. Shauna, dunque, avrà il compito di sedurre il magnate, mentre Katie dovrà fare da spettatrice. La Fulton però non darà affatto l'impressione di recitare e la più piccola delle Logan, seppur ferita, deciderà di andare avanti. Shauna bacia appassionatamente Bill. Ma cosa accadrà di preciso? Vedremo che Shauna si presenterà a sorpresa presso la villa di Bill, affermando di averla pescata grazie ad un sito che segnala come trovare il posto in cui vivono le celebrità della città. Lui, sorpreso, la farà accomodare scusandosi per averla trattata male. La Fulton, con fare seduttivo, cercherà di portare la conversazione su qualcosa di più leggero e di divertente e per farlo si affiderà a dei vecchi ricordi. Lo Spencer le offrirà un bicchiere di vino rosso e lei, atteggiandosi a finta svadata, glielo rovescerà sulla camicia, costringendolo a spogliarsi. Shauna, rimasta sola, poi contatterà Katie, che però si sarà già posizionata davanti alla finestra, pronta a spiare tutto. Brooke, nel frattempo attesa, telefonerà alla sorella, che però la inviterà a non preoccuparsi per lei, sa bene che cosa sta facendo e i rischi che sta correndo. Shauna poi entrerà nella camera di Bill e ne ammirerà i suoi grandi muscoli. Si scuserà per aver osato invadere la sua privacy, ma stava cercando il bagno e credeva si trovasse lì. Lui gentilmente glielo indicherà, ma lei non lascerà la stanza, cominciando ad apprezzare le sue doti. Poi gli parlerà dell'unica notte d'amore e di passione che hanno vissuto in passato e affermerà di avere un unico grande desiderio, riviverla. Pertanto gli si avvicinerà e riuscirà a strappargli un bacio molto appassionato. Bill promette amore eterno a Katie. Donna, intanto accompagnata da Justin, arriverà a casa della sorella Brooke, che li accoglierà con sorpresa. Donna leggerà una certa preoccupazione sul volto della consanguigna e lei, con le lacrime agli occhi, si vedrà costretta a vuotare il sacco. Racconterà ciò che Katie e Shauna hanno escogitato per scoprire se Bill è ancora quello di un tempo oppure è realmente cambiato. Se si lascerà sedurre dalla Fulton, il matrimonio tra i due ex sfumerà e questa volta per sempre. Justin affermerà che il suo capo non è più il macchinatore di un tempo.
passa tutto il suo tempo in ufficio o in palestra e soprattutto con Will. Non crede sia giusto quello che ha organizzato la sua ex moglie, magari lasciandosi trasportare dalle emozioni del momento. Il magnate potrebbe finire per davvero a letto con Shauna, e ciò sotto lo sguardo atterrito di Katie. Pertanto deciderà di recarsi a Villa Spencer per porre fine allo scempio, ma Donna lo fermerà. Per Brooke invece sua sorella sta commettendo un gravissimo errore. Sta gettando tra le braccia di un'altra un uomo redento e innamorato di lei. Per questo prenderà il cellulare e comporrà il numero di Katie, ma questa volta non otterrà alcuna risposta. Justin poi inviterà le due donne a non perdere la speranza. Phil però è pur sempre un uomo single, con tutte le necessità del caso. Nel frattempo a casa dell'editore, Shauna continuerà spudoratamente a sedurlo. Bill a un tratto diventerà serio. Dirà di trovarla una bellissima donna e che non ci sarebbe niente di male a lasciarsi andare. Ma ha fatto una promessa a Will e a Katie. Ama quest'ultima e non vuole più sbagliare. Katie ascolterà il tutto ed emozionatissima e capirà di potergli davvero concedere un'ultima chance. La Fulton con il volto sereno gli augurerà ogni bene. Quando poi andrà via, Katie deciderà di raggiungere immediatamente il magnate. Accorgendosi di lei, l'editore resterà molto sorpreso nel vederla lì. La mamma di Will esordirà parlando di Shauna, appena vista da quelle parti. Bill metterà le mani avanti, pronta a discolparsi da ogni accusa, quando Katie lo zittirà immediatamente. Poi, trattenendo a stento le lacrime, gli confermerà di amarlo e di volerlo sposare. Bill inizialmente non capirà e le chiederà perché è così dolce adesso, visto che soli pochi giorni fa lo ha freddato con un no. Katie ribadirà di aver capito di non poter vivere senza di lui. Così gli chiederà nuovamente di sposarla e lui accetterà senza esitazioni, baciandola dappertutto e promettendole amore eterno. Dunque assisteremo a un nuovo matrimonio? Vedremo se ciò si verificherà davvero o se Katie vorrà sottoporlo ad altre prove. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.